progetto didattico Massimo Mutti è nato da una bella intuizione del presidente del Bologna Jazz Festival Federico Mutti e dalla fondazione stessa, e nello specifico la figura di Maura Pozzati. E è cominciato utilizzando come formatori, quindi diciamo in qualità di docenti, alcuni dei musicisti che transitavano all'interno del festival, mantenendoli in residenza per una settimana e facendoli lavorare con gli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio Martini di Bologna. E da questo primo diciamo, inizio, per step progressivi, si è sempre più ingrandito, coinvolgendo molti più soggetti e molti più musicisti. Si articola in più progetti, quello diciamo appunto che coinvolge tutte queste istituti scolastici, sia delle arti visive che della formazione musicale, si chiama Segno Sonico, è alla seconda edizione, coinvolgerà 14 musicisti e 14 illustratori ed è un progetto laboratoriale che Pasquale Mira e Stefano Ricci, cioè per la musica l'uno e per l'illustrazione e il disegno il secondo, svilupperanno proprio sul significato dell'improvvisazione. Sempre inserita contestualmente al progetto didattico di quest'anno c'è una diciamo residenza nella residenza, ovvero un ulteriore progetto della Tower Jazz Composers Orchestra, è un gruppo di 23 musicisti con un prevalente emiliano-romagnolo e un prevalente di over 35, i quali già si trovano con regolarità durante l'anno a cadenza mensile all'interno del Torrione San Giovanni, la sala del Jazz Club di Ferrara, per fare attività di laboratorio di composizione e di arrangiamento, ma che estenderanno a 3 giorni di attività di laboratorio e arrangiamento insieme a un grande musicista afroamericano, si chiama David Murray, il cui lavoro andrà poi a concludersi con un concerto, uno dei principali tra l'altro del festival, presso l'Unipol Auditorium il 3 di novembre. Sempre collegato al progetto didattico Massimo Mutti, l'esperienza che coinvolgerà non più solo il Dipartimento Jazz del Conservatorio, ma la stessa orchestra sinfonica. Gli arrangiamenti sono di Michele Corcella, che è il docente apprezzatissimo proprio di composizione e arrangiamento del conservatorio, e l'orchestra sinfonica lavorerà insieme a uno dei pianisti più apprezzati in Italia, uno di quelli che hanno un piede sia nella classica che nel jazz, e non a caso questo progetto è proprio dedicato alla figura di John Lewis, che è stato uno dei più importanti diciamo innovatori, anzi promotori dell'incrocio tra il linguaggio accademico e dell'improvvisazione in chiave afroamericana.